Oggi, per esempio, il nostro amico è andato a Vongole. Com'è stata la tua pesca? È andato Cosa ne bene, pensi di questo mare? ma quest'anno proprio è un po' mosso, dai, vuole essere un po' più allato. A cominciamo pure a Summer Edition. Ecco, siamo con un amico che viene dalla pesca. Com'è Buongiorno. andata la pesca? Non tanto bene oggi, però il mare è questo. Il mare è sempre bello, bisogna rispettarlo. A volte dà, a volte non dà. Allora, il mare, secondo il mio punto di vista, è bellissimo. Sinceramente è inaspettato, perché di solito noi canosini abbiamo una brutta considerazione della spiaggia barlettana. Però da questa nostra frequentazione abbiamo sicuramente un riscontro positivo. Questa è una bella cosa. Beh, Canosini, venite a Barletta e non criticate, perché abbiamo il mare bellissimo. Signora, cosa ne pensa di questa spiaggia? La cosa che È è bellissima. bellissima, la cosa che non gli piace, Noi qual è? veniamo dalla Puglia. Ecco. Cioè, siamo Allora, sempre in Puglia, siamo in veniamo Puglia, dalla no, costa di Bari, proprio di Monopoli, di ah, Bari, sì, da quelle parti. è bello, Però bello. un mare così grande non c'è, no, No, le perché sono spiagge sono tutti molto più aperte qui. Da noi ci sono tutte Ma le qui è calette una nella zona cosa di Monopoli. incredibile, il mare è Ma bellissimo. com'è il mare quest'anno? Non è male, è accettabile, meglio di altri anni. Per voi? Abbastanza bello, abbastanza calmo e pulito, più pulito dell'altra parte. Ecco qua, siamo sempre nella spiaggia, siamo tra amici, qui abbiamo una famiglia che da anni viene sempre a Barletta, loro vivono a Milano e siamo orgogliosi di intervistarli perché... Mamma, ciao, 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 ciao. Quando arriviamo la mattina presto è sempre molto rastrellata la spiaggia, quindi non ci sono, diciamo, cartaccio o Questa è qualcos'altro. una bella cosa. Voi Poi, sì, che infatti venite noi di veniamo mattina, ormai da poi... 24 anni e devo dire che anche il mare è stupendo perché è Acqua pulito, acqua trasparente. trasparente, vabbè, il pomeriggio. Cioè, avete capito? Acqua trasparente a Barletto. Eh sì, E poi non si buttano le cose nel mare perché dopo si può inquinare anche. Bravissimo, Ecco, una bravi. cosa che è contro, nel senso che si potrebbe migliorare, è di fare magari delle docce piuttosto Ecco. che dei O dei servizi, bagni. delle toilette, insomma, per migliorare, ecco, E questo. che miglioramento, anche Sì, perché, sì, sì, sì. diciamolo pure, se uno non sa dove fare la pipì... Esatto. Dove la deve fare? Allora, se vogliamo le acque pulite, diamo possibilità di mettere i servizi, così è ancora più pulita. Nulla da dire, quest'anno è bellissimo il mare. Secondo me meriterebbe la bandiera blu sto mare, è veramente bello. Ripeto, l'unico neo è che la gente dovrebbe essere più responsabile e più civile, ecco. Il comune dovrebbe investire anche su pulire anche lo spazio lì avanti, Sì. che è tutto abbandonato, ci sono plastiche e quant'altro. Cioè, secondo me potrebbe investire anche su questa cosa qua, sulla pulizia del mare, che è molto importante. Allora, mi hanno detto che vuoi fare gli auguri. E colgo l'occasione, Anna, ti faccio tanti auguri, ti voglio tanto bene per il tuo 40° Ah, compleanno. che bello. Sei stupenda. E lo facciamo anche noi di Barletta Web 24. Grazie. Auguri, Anna!